Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi andiamo a vedere sulla nostra piragna di Vulcano Fitness lo squat. In un precedente video abbiamo visto la panca. La panca purtroppo volevo rompere il fatidico tetto dei 100 kg, purtroppo ancora non ci sono riuscito. Sono lì proprio a pochissimo da questi 100, ma ci vuole ancora un pochettino di lavoro. Cercherò di essere più continuo anche nell'esercizio della panca, ma oggi invece parliamo di squat e andiamo a vedere. Prima di tutto commentate e ditemi tu in questo momento quanto hai di squat. Abbiamo visto tantissimi video, lo trovate nel salotto di Simone Strength War, nella quale tutti i partecipanti alla Strength War stanno provando i massimali. Quindi io adesso, tanto per divertimento, non è uno dei miei scopi avere un massimale altissimo, ma il mio scopo è sempre tenermi in forma in allenamento. Quindi, siccome ne ho visti talmente tante di queste alzate, ho detto perché non provare? Quindi oggi andremo a fare questo ramping piano piano fino a vedere più o meno quanto riesco a sollevare di squat. Andiamo a vedere. Bene ragazzi, tutto pronto, cominciamo a scaldarci. Ricordatevi sempre di scaldarvi per evitare problemi all'anca, mi raccomando. Lo squat è un esercizio molto importante da allenare anche per una longevità delle nostre articolazioni, quindi dell'anca, delle ginocchia, ma deve essere sempre fatto bene in sicurezza. Quindi cercate di non eccedere troppo nei carichi, a meno che non siete seguiti da un vostro personal trainer. State sempre attenti all'assetto. Io consiglio spesso anche nei miei pazienti che comunque hanno avuto problemi, stanno recuperando, nella fase di recupero attivo di introdurre lo squat. Infatti li seguo sempre e la piragna viene proprio al caso mio. Ma ora andiamo a vedere. Quindi mi scaldo un pochettino solo col bilanciere, che sono 20 kg. Quindi lo scopo è sempre quello di tenere il peso ben bilanciato al centro del piede, cercare di limitare la pronazione, ovvero questo gesto che a me viene naturale perché ho un po' la volta plantare collassata, quindi non è proprio un piede piatto ma quasi, quindi tendo molto a collassare. Quindi nel gesto quello che mi interessa a me e che consiglio un po' a tutti coloro che magari sono un po' più avanti con l'età, vogliono tenersi in forma, di badare alla corretta esecuzione. Un altro errore che si vede sul piano frontale è quello di intravuotare l'anca. Quindi quando scendete, ve lo faccio vedere appoggiando il bilanciere, quindi quando scendete fare questo, eh? Quindi spesso do anche a molti miei pazienti degli esercizi dove metto un elastico in modo tale che devono cercare di mantenere l'apertura dell'elastico, ve lo faccio vedere. Io li uso spesso proprio per far imparare determinati gesti. Quindi a volte chi soffre soprattutto di patologie come dolore al ginocchio non hanno gli extra rotatori d'anca tipo il medio gluteo molto forti. Allora un esercizio banale come con l'elastico di scendere, evitando appunto di collassare internamente, può aiutare a reclutare gli extra rotatori dell'anca. Questo può essere un esercizio anche che potete utilizzare per scaldarvi. Un'altra cosa che poi vado a fare sempre in chi ha particolari problemi nello squat, controllare la forza pura degli estensori dell'anca, dei flessori dell'anca, quindi hip psoas, retto femorale, chi più ne ha più ne metta. Vado a fare un check generale anche della forza di adduzione, che viene spesso dimenticata, e quindi un check di tutta l'anca, la mobilità e quant'altro, ma questo è tutto un altro discorso. Una volta verificato qual è il problema, si può andare a lavorare sia con dei complementari che prendere il gesto funzionale, diciamo, in questo caso il nostro squat, e applicargli magari delle modifiche. Ma oggi andiamo a vedere un po' quanto carico, quindi la prendiamo molto più alla leggera. Avete visto un po' di riscaldamento con 20, io direi adesso passiamo sui 40 kg. Prima di andare avanti a guardare il video, andate nei link in descrizione, trovate tutte le info per contattarci, coaching, strutture, parchi, qualsiasi cosa, trovate tutto, ma parlandone con noi potrete trovare la soluzione migliore. Quindi 40 kg.
piano piano procediamo e adesso direi di alzare un po', andiamo sempre con i dischi Vulcano fino ai 70 kg. Quindi abbiamo 20 di bilanciere, 10 e 10, 15 e 15, per un totale di 70 kg. Ovviamente su di me non ho molta propriocezione del gesto, quindi magari ogni tanto mi spingo un po' avanti col baricentro, piuttosto che a livello del parallelo non sento bene quando lo rompo completamente. Di solito quando lo alleno su me stesso mi avvalgo magari di qualche video. Proseguiamo, andiamo a 90 kg, quindi aggiungerò 10 kg per parte. Tutto pronto ragazzi? Aspetto ancora un minutino di pausa, sto facendo un 2-3 minuti per andare a vedere. Quindi 90 kg e poi andremo a vedere dove arrivo. Ok, quindi 90 kg. Ok. Bene, li ho sentiti bene, quindi anche su Instagram li avevo messi un po' di tempo fa, quindi mi ritengo molto soddisfatto anche dello squat. Comunque ovviamente come massimale c'è ampio margine di miglioramento, non è uno dei miei scopi lavorare proprio sul massimale, ma mi ritengo soddisfatto, quindi il mio intento era quello di fare 120-120 un po' in tutte le alzate, da vedere, alzate intendo squat e panca, non certo nei dip e nei pull up, però magari ci sarà qualcuno che nei pull up, non credo, ma nei dip ne abbiamo visti abbondantemente. Adesso senza strafare farò proprio 105, quindi andrò a provare i 105 e vediamo. Bene, contento, potrei andare anche avanti, ma così da solo non mi fido molto, quindi ci fermiamo qua. Che dire, vedremo dove arriveremo a fine anno con lo squat. Sto continuando ad allenarlo tranquillamente, sempre per la salute delle mie articolazioni. Scrivetemi qua sotto qual è il vostro massimale di squat e se soprattutto allenate le gambe. Che dirvi, per il nostro bilanciere, i dischi Vulcano, la struttura, trovate tutti i link in descrizione. Io vi aspetto in un nuovissimo video e ci vediamo presto. Ciao ciao!